Un altro punto fermo del nostro programma è sicuramente quello dedicato al gruppo scuola WhatsApp. Come saprete, è sicuramente un mezzo che aiuta tantissime famiglie nel stare accanto ed assistere i propri figli a scuola. E noi lo mettiamo a disposizione per ascoltare le vostre richieste specifiche, come in questo caso abbiamo un audio messaggio, vediamo di cosa si tratta. Salve, vorrei sapere quali sono i segnali che dovrebbero preoccupare noi genitori nel caso di bullismo a scuola. Ringraziamo questa nostra amica telespettatrice per averci posto una questione a noi tanto cara. Ne abbiamo parlato diffusamente, ne stiamo parlando anche all'interno della rubrica dedicata al diritto dei minori con l'avvocato Floriana Natale che, come saprete, si occupa anche all'interno delle scuole di progetti tesi appunto alla prevenzione del fenomeno del bullismo. Abbiamo fatto questa domanda ad un dirigente scolastico della nostra città, si tratta del professor Francesco Pio D'Amore dell'Istituto Comprensivo Dante Galiani. Vediamo come ci ha risposto. Allora, l'Istituto Comprensivo è frequentato da alunni con una fascia d'età molto ampia, vanno dai 3 anni ai 14 anni. L'età dagli 11 anni ai 14 anni riguarda gli alunni della scuola media ed è lì che, essendo preadolescenti, incominciano a verificarsi situazioni particolari e quindi vanno affrontate con una particolare attenzione, a volte ahimè, anche con provvedimenti disciplinari. L'aspetto fondamentale, secondo me, è che tutti, dai docenti ai genitori ed in particolare al dirigente scolastico, in quanto ha proprio un compito istituzionale in questo senso, deve far sentire la propria presenza. Gli alunni mai devono pensare di essere lasciati soli da una parte, ma in ogni caso devono avvertire l'assenza delle istituzioni, comunque la vogliamo vedere. Mentre per quanto riguarda la primaria, che insomma sono una fascia d'età che va tra i 6 anni e i 10 anni, 11 anni, ovviamente lì non c'è un problema di particolare di bullismo, nel senso che sono ancora troppo piccoli per pensare che si organizzano sotto forma di bande e comunque fanno sentire alunni particolarmente problematici, facciano sentire in qualche modo situazioni che possono essere riconducibili al bullismo, ma diciamo che quella fascia d'età comunque fa in qualche modo può essere formativa per quello che sarà poi il futuro bullo. Ed è proprio per questo che io ho sempre pensato che gli alunni in quella fascia d'età vanno educati, vanno formati e coinvolti in particolare, vanno coinvolti in particolare i genitori. L'educazione alla legalità deve avvenire assolutamente in quella fascia d'età e credo che sia, come stiamo facendo, opportuno che questa azione avvenga già a partire dalla terza elementare, quindi più o meno sugli 8 anni. E quindi con l'avvocato Floriano abbiamo pensato a questo percorso formativo che li possa portare ad acquisire tutti gli elementi per comprendere le problematiche relative all'osservanza delle regole, al comportarsi bene a scuola, a comportarsi bene insomma, in genere nella società e quindi prevenire le forme che poi insomma,
di prevaricazione che poi scaturiscono nel bullismo. Ecco, di fronte ai primi segnali di episodi che possono poi eventualmente sfociare nel bullismo, quali sono le prime indicazioni che arrivano dalla dirigenza scolastica verso i genitori, ma anche verso lo stesso alunno? Se l'azione avviene in tutte le direzioni, nei confronti degli alunni, dei genitori, ma anche nei confronti della classe, del consiglio di classe, di tutti gli alunni e ovviamente soprattutto dei docenti. Da parte del dirigente si deve capire se certe azioni che avvengono a scuola, in classe, ma insomma in genere avvengono in zone, quando noi, ovviamente non parliamo di azioni che avvengono fuori dalla scuola, quando avvengono a scuola in genere avvengono in ambienti, come dire, un po' distanti dall'aula, come può essere il bagno, come può essere lo spogliatoio della palestra o altro. Lì possono avvenire delle situazioni per cui un gruppo di alunni più o meno organizzati possono decidere di fare azioni nei confronti di alunni, come dire, meno. Allora si deve intervenire in tutte le direzioni, dicevo. Si chiamano i genitori e si cerca di capire quali sono le problematiche per cui portano questi alunni a fare certe azioni e ai genitori si chiede la massima collaborazione. Ovviamente a volte è necessario anche prospettare situazioni insomma, di ricorso alle autorità, come l'interessamento dei servizi civili, diciamo delle autorità che in qualche modo sono deputate poi a monitorare quello che avviene in famiglia. Si interviene sugli alunni, si cerca anche lì di comprendere come mai hanno fatto queste azioni e insomma, in genere io sempre dei colloqui, diciamo, diretti con questi alunni e, come dire, li faccio vedere un po' li prospetto un po' tutte le situazioni. Qualche volta addirittura, come dire, faccio degli esempi di alunni che mi sono capitati nel passato, purtroppo è vero, che poi hanno, tra virgolette, insomma, hanno fatto una brutta fine, nel senso che addirittura sono andato a finire nei riformatori, perché poi queste azioni di bullismo possono scaturire, quando diventano più grandi, in azioni molto più brutte. Ecco, quali sono i primi segnali, i campanelli d'allarme che possono far destare l'attenzione in primis all'insegnante, che poi è il primo elemento, il soggetto che ha a che fare con gli alunni in particolare difficoltà? Sì, qui c'entra molto ovviamente la formazione stessa del docente. A volte succede, ma questo non solo i docenti, anche altri professionisti, insomma, mi è capitato di vedere, insomma, che si affrontano le problematiche relative al bullismo, come dire, forse con non sufficiente professionalità, se mi posso permettere, nel senso che episodi insomma, che possono essere poi di disciplina, ma che non possono essere considerate attività di bullismo, spesso vengono considerate come forme di bullismo e quindi si esagera. Altre volte invece succede che forme di bullismo vengono, come dire, prese sotto gamba. Lì è fondamentale che il docente capisca, ma questo anche riguarda i genitori, capiscono che quando si può trattare di fenomeni che portano al bullismo e quando si tratta di indisciplina. Il bullismo è caratterizzato da alcune particolarità ed è quello che gli alunni che fanno bullismo spesso si mettono insieme, formano un gruppo. Le attività di prevaricazione devono essere costanti e devono essere rivolte sempre verso l'individuo più debole. Quindi ci sono delle caratteristiche che ci permettono di valutare se quegli episodi possono essere forme di bullismo o meno. Ovviamente, quando ci rendiamo conto che ci sono questi episodi, allora si interviene secondo quella che è la situazione, a volte anche in modo forte. Bene, vi ricordo ancora, lo vedete in sovraimpressione, il numero del nostro gruppo scuola WhatsApp per le vostre domande. Intanto l'appuntamento con Ripassiamo insieme per la settimana prossima.